Stefano, che cos'è il polline? Come viene prodotto dalle api? E anche questo, come viene raccolto poi dall'apicoltore? Il polline è una sostanza proteica fondamentale per le api, fondamentale. Le api la utilizzano appunto come fonte proteica per poter alimentare la covata, per poter produrre la pappa reale e quindi poter sviluppare e consentire lo sviluppo della famiglia. Il polline, per fortuna, in base alla mia esperienza, è un raccolto meno soggetto alle condizioni climatiche. Il nettare, come dicevo, essendo composto da circa 50-60% di acqua, è un raccolto che è molto soggetto alle condizioni climatiche, il polline un po' meno. È un prodotto molto importante, secondo me non secondario rispetto al raccolto del miele e dal punto di vista commerciale. E come dicevo la volta scorsa, è un raccolto che è facile da fare, perché semplicemente si appongono delle trappoline particolari all'ingresso dell'arnia, da queste trappole le api passano, sono delle piccole grigliette calibrate con dei fori calibrati, le api passando cedono buona parte del polline che finisce attraverso una grata in un contenitore di plastica di alimentare o d'acciaio, legno e acciaio. Quello che è complicato è la gestione, la commercializzazione e la conservazione del polline. Purtroppo da questo punto di vista ci sono alcuni aspetti che sono fondamentali per poter proporre ed offrire un prodotto di assoluta qualità. Quello che è fondamentale è la lavorazione successiva al raccolto del polline stesso. Questa è la coppa. Questo è la gabbietta, come dicevamo, che viene apposta all'ingresso della famiglia. Come potete vedere, è una gabbietta semplicissima fatta in silicone alimentare, con una griglietta da cui le api sono obbligate a passare. Al di sotto di questa griglia, c'è un'ulteriore griglietta. Qui in questo caso manca un Il contenitore, vassoio. anche il cestello, un cestino all'interno del quale il polline ceduto dalle api si accumula. Quello che è molto molto importante è la lavorazione del polline in tempi brevi. Io consiglio sempre di raccogliere il polline massimo entro 12 ore dalla produzione. Si inserisce la gabbietta, la sera stessa, ogni sera praticamente bisognerebbe raccogliere il polline, lavorarlo. Pulirlo dalle impurità in linea di massima, zampette o parti di api, formiche che purtroppo sono ghiotte di polline, e lavorato immediatamente, nel senso che va essiccato, a seconda della tecnica che uno utilizza per poter conservare il polline, o surgelato in tempi brevissimi, più brevi possibile. Io sconsiglio la lavorazione con gli essiccatoi, quindi la deumidificazione a temperature elevate, perché purtroppo il polline perde buona parte delle proprietà. Consiglio sempre di utilizzare come metodo di lavorazione e di conservazione la congelazione, la surgelazione del polline.